Buongiorno a tutti, eccoci in diretta, una diretta domenicale. Non ne faccio molte perché sono molto impegnato in questo periodo e già così di lavoro ce n'è abbastanza. Però oggi volevo trattare un argomento che normalmente non si tratta, cioè quando leggete un libro, per esempio, sull'anti-aging come Elisir o di altri autori, o vedete spot commerciali o articoli scientifici dove vi viene detto che per l'anti-aging bisogna usare una determinata molecola, un determinato integratore. Il punto qui è che generalmente quella che è la tendenza dell'industria un po' del fitness, l'industria dell'alimentazione, l'industria dell'anti-aging, eccetera, eccetera, è quella di dirvi di aggiungete questo, comprate questo, quest'altro, questa molecola, questo integratore, fate questo esercizio, eccetera, eccetera. In realtà le nostre vite sono già piene di cose da fare e spesso molte delle cose che facciamo sono errate. Quindi l'idea, sarebbe non tanto quella di comprare un nuovo integratore, aggiungere un nuovo esercizio, comprare una nuova tecnologia che ci aiuti a fare qualcosa, ma iniziare togliendo tutto quello che non ci serve. Perché se ci pensate bene, prima di introdurre cose nuove all'interno di quello che facciamo, c'è un sacco di cose, ci sono un sacco di cose che sappiamo bene che ci fanno male. Partendo dall'alimentazione, come sapete bene, io sono un paleo friendly, i cereali, i latticini, che danno tutta una serie di problemi, così come riporto nel mio videocorso e in Elisir. Un'alimentazione paleo, togliere quelle che sono le bevute settimanali. Fine settimana molti fanno festa, si ubriacano o comunque cedono con l'alcol, togliere quelli. Togliere pasti pesanti prima di andare a dormire, che non ci fanno dormire bene generalmente, e che creano tutta una serie di problemi legati proprio a un sonno inadeguato. Come sapete, il sonno è una delle cose principali da tenere in considerazione, quindi togliamo quello. Ridurre la quantità di allenamento. Come sapete, lavoro con tecniche di anti-aging e con tecniche di allenamento come le Vedute e il protocollo ibrido, che prevedono frequenze ridotte, una volta ogni 3-4 giorni per iniziare, ma si può arrivare anche a 5. Quindi ridurre la frequenza di allenamento e via di seguito, farmaci che sono inutili, che vengono utilizzati, anche integratori che spesso sono inutili, vengono utilizzati. Quindi prima di acquistare cose nuove, nuovi integratori, introdurre nuove tecnologie, pensate a tutto quello che potete eliminare, che sappiamo già che vi fa male, che vi dà problemi, che va contro quello che è l'anti-aging. E una volta eliminato tutto quello che dobbiamo eliminare, possiamo eventualmente pensare ad ottimizzare quello che rimane, aggiungendo quello che potrebbe servire. Dico potrebbe, uso il condizionale perché nel caso in cui abbiamo eliminato tutto e già stiamo molto bene, non serve aggiungere nient'altro. Quindi pensate bene, invece di aggiungere, 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 incominciate a eliminare tutto quello che non serve e vedete quello che succede. Ciao a tutti e buona domenica.